Grazie Presidente anche per la sostituzione che mi sembrava opportuna. Portiamo in aula questo provvedimento. In base al TUEL, testo unico degli enti locali, il Consiglio Comunale di Roma approva per la prima volta nel 2002 il suo primo regolamento di funzionamento, poi più volte modificato nel tempo, chiaramente in base alle necessità. Con legge 42 del 2009 ebbe inizio invece il lungo percorso, che ancora chiaramente non è in conclusione, ma c'è ancora una lunga strada da fare, volto a definire la disciplina del nuovo ente all'epoca, che diventò da Comune di Roma a Roma Capitale, nonché del nuovo organo collegiale elettivo, quindi il Consiglio Comunale, che oggi è l'Assemblea Capitolina. Nel 2010 vengono quindi introdotte poi altre specifiche disposizioni sul tema, chiedendo e prevedendo che il nuovo ente Roma Capitale si dotasse di un proprio regolamento specifico che prevedesse una rinnovata disciplina delle attività dell'Assemblea stessa. Procedure d'urgenza in casi ben definiti, un'attualizzazione dei vecchi contenuti proprio per dare, come dire, un adeguamento al rango dell'Assemblea Capitolina e al ruolo che svolge in seno alla Capitale. Timide iniziative negli anni ci sono state per la modifica del regolamento, anche da parte nostra, soprattutto quando c'è stato bisogno di adottare la videoconferenza in casi appunto di necessità a causa della pandemia da Covid, ma anche in altre situazioni. Modifiche che poi in realtà non sono mai state integrali, ma soltanto parziali, che purtroppo però richiedono una revisione. Sono ben 11 anni che con specifica delegazione legislativa al governo si è chiesto a Roma Capitale, al nuovo ente Roma Capitale, di provvedere con un regolamento di Assemblea Capitolina, il primo regolamento di Assemblea Capitolina. Il funzionamento dell'organo quindi nel frattempo, medio tempore, è stato assicurato. Sempre attraverso il decreto che ce l'ha consentito, attraverso l'applicazione del vecchio regolamento e nei limiti di quanto compatibile dalle norme dell'ormai anacronistico regolamento del Consiglio Comunale di Roma. Genericamente, per far comprendere ai colleghi, a tutti, insomma, quali sono state le cose che ci hanno mosso a portare un nuovo testo che ha portato a un lavoro molto lungo, più di 10 mesi di colloqui con le forze di opposizione, con gli uffici, un lavoro veramente duro che non abbiamo la presunzione di considerare perfetto, chiaramente, ma genericamente, fatte queste premesse normative, vogliamo ricordare, e parlo anche a nome dei firmatari, soprattutto delle mie colleghe Bernabé e Paciocco che mi hanno affiancata eccellentemente in questo lavoro. L'Assemblea Capitolina, quale organo elettivo collegiale della capitale d'Italia, necessita e necessitava, in questo testo cerchiamo di farlo, di regole di funzionamento più idonee ed appropriate alla particolare istituzione che amministra e per il rango dell'Assemblea Capitolina e per il rango di capitale. Per cui anche la legge ce lo chiede, per cui sono 11 anni, insomma, che si attende e cerchiamo di farlo in questo modo. Oltre alle necessità poi di attività di indirizzo e controllo dei consiglieri capitolini, che non sono più consiglieri comunali, che siano effettivamente efficaci i loro poteri e che nel contempo non siano oggetto di iter farraginosi e appesantiti. Meccanismi che rendano l'iter approvativo, per quanto possibile, snello ed improntato all'efficienza. In questo regolamento abbiamo cercato di colmare alcune, molte lacune regolamentari presenti nel vecchio testo. Un esempio fra tanti, e i municipi magari ci ascoltano, sono le controdeduzioni alle osservazioni dei municipi, cosa che è una semplice, come dire, una consuetudine ormai consolidata, che però, insomma, si rendeva necessaria anche per dare una regola certa a questo iter quando le proposte di deliberazione di Roma Capitale, dell'Assemblea Capitolina o della Giunta Capitolina, insomma, fanno il loro corso. E specifichiamo nel testo alcune disposizioni presenti già nel vecchio testo, ma che effettivamente non solo noi reputavamo non chiare, ma che hanno portato ad alcune difficoltà anche per gli uffici nel doverle poi interpretare in qualche modo e far applicare.
Inseriamo poi meccanismi più snelli di iter approvativo, ma senza privare, secondo noi, il consigliere dei propri poteri, differendo anche a volte le tempistiche di alcuni passaggi procedimentali, ma mai eliminandone le funzioni. Un occhio è stato dato alla visione di maggioranza sulla base di questa esperienza di consigliatura, ma anche un occhio alla visione di opposizione, perché ci rendiamo conto che questo doveva essere, deve essere un regolamento per tutti, un regolamento che ha incontrato e incontrerà sicuramente delle frizioni, dei contrasti, delle opposizioni, ma che è stato pensato pensando di essere maggioranza e pensando anche di essere opposizione, perché in realtà poi bisogna cercare di contemperare entrambi gli interessi e capire come si può ribilanciare il potere di una maggioranza con il potere di opposizione di una minoranza. Detto ciò, alcune novità, ma poi avremo modo di vederle nel corso della discussione generale o in fase emendativa. Alcune novità principali sono rinvenibili nello spostamento, o meglio nella posposizione della fase di trattazione e votazione degli ordini del giorno per quanto riguarda le proposte di deliberazione. Un punto che è stato oggetto chiaramente di molta discussione fra noi e gli altri gruppi politici, ma che non limiteremo, non possiamo limitare, ma semplicemente spostiamo temporalmente, proprio in virtù di quel principio della snellezza e dell'efficienza dell'iter approvativo. Un altro esempio sono il cambio di veste delle mozioni. Le mozioni 109 rimangono sotto un altro articolo, sempre mozione 109, mentre le mozioni oggi che chiamiamo ex articolo 58, quindi quelle urgenti, assumono la veste che secondo noi è più giusta, ossia delle mozioni che esprimono sentimenti, vicinanza, solidarietà per determinati eventi importanti per quanto riguarda la vita cittadina, nazionale, internazionale, come sempre è stato. E poi chiaramente le alternative, anche per dirne tra le altre, per citarne qualcuna, l'alternativa all'ordine dei lavori. Non è detto che un ordine dei lavori sia per forza votabile o votato. Abbiamo voluto inserire delle alternative da presentare in capigruppo per quanto riguarda l'ordine dei lavori e quindi dare voce eventualmente anche all'opposizione. Altra cosa importante, ad esempio, l'inserimento delle proposte all'ordine dei lavori non avverrà più sulla base di una necessità puramente politica, ma avverrà sulla base di un eventuale documento all'ente o sulla base di una scadenza di legge. Quindi, come vedete, un contemperamento tra le esigenze della maggioranza, quindi un iter approvativo più snello, e dall'altra parte i poteri delle opposizioni che in qualche modo sono in alcune situazioni anche più pregnanti. Senza, come detto, la presunzione di aver creato un testo perfetto, questo è quello che vogliamo consegnare all'Assemblea Capitolina per le sue future attività richieste dalla legge e necessarie per i lavori dell'ente. Future attività perché questo regolamento, se approvato, e sarà arduo poterlo fare visto che serviranno 25 voti favorevoli, ma insomma ce la metteremo tutta, poi non avremo rimpianti nel caso, sarà vigente dal nuovo insediamento della nuova Assemblea Capitolina, anzi non più del Consiglio Comunale, per cui con il rinnovo degli organi capitolini. Permettetemi un ragionamento sul contesto nel quale viene inserita questo provvedimento. Sembra una cosa sciocca, però ci siamo anche, oltre ad esserci spesi su regolamenti, con insomma attività un po' anomala per quanto riguarda i consiglieri, ma ne abbiamo scritti diversi, abbiamo voluto anche rinnovare un po' la veste dell'Assemblea Capitolina in quanto appunto Assemblea Capitolina, partendo dalle interpreti LIS che finalmente sono in aula anche per far comprendere quello che succede in assemblea a tutti, per rinnovo, se vogliamo, anche delle sedute per il pubblico, quando sarà, speriamo presto, che potremo riaccogliere il pubblico, la Madonna in trono con un bambino, che seppur una copia in altissima risoluzione ha cercato di colmare anche quella un vuoto, la scelta di un immobile, il trasferimento dei gruppi in un immobile a costo zero, e a completamento di questa attività per l'Assemblea Capitolina si è pensato anche al regolamento dell'Assemblea Capitolina, al primo regolamento, proprio per cercare di ridare insomma delle regole attuali. Questo ai cittadini forse non interessa, comprendiamo, ma di rimando
secondariamente potrebbe interessare, perché sia l'immobile di via Vetroselli, costo zero, risparmiando molti molti soldi, quasi 2 milioni di euro l'anno, e per quanto riguarda il regolamento, anche un iter approvativo più snello può aiutare anche la città ad ottenere proposte di deliberazione più, in maniera molto più veloce. Detto questo, sì, c'è altro da fare in città, certo c'è sempre da fare in città, però questo era un tassello importante che volevamo diciamo inserire, se possibile, a fine consiliatura. Ringrazio, consentitemi i ringraziamenti, oltre alle mie colleghe e ai miei colleghi, ai funzionari che ci hanno coadiuvato tantissimo in questo periodo, i funzionari dottoresse Lombardozzi e Baffi, e poi non se la prenderà, ma va citato il funzionario dottor Enrico Palladino, che ci ha supportato con grande costanza e pazienza con la sua grande professionalità e competenza. Grazie mille.